Radio Alba, diretta streaming su www.radioalba.it. Ma tu come ti chiami? Ah, come... Andrea! Chi? State ascoltando Radio Alba, Andrea Chi avanti fino alle 8. Non siamo soli questa sera perché abbiamo al telefono, sai, quando abbiamo le persone che fanno parte del mondo del teatro, io mi sento sempre un po' in imbarazzo perché parlano molto bene, esatto, hanno degli accenti, hanno una bella dizione. E noi a dirgli buonasera Jacopo, come andiamo? Buonasera, tutto bene. Ma in realtà dipende, a volte quando sono stanco c'ho pure una dizione pessima. Senti come stai parlando, siamo già pazzi della tua voce. Allora, innanzitutto geolocalizzati, dove sei? Allora, io mi trovo in questo momento nel foyer del Teatro Politeama Genovese, saremo in scena con Kex fino a domenica, e mi stavo riscaldando in realtà e aspettavo appunto di parlare con voi. Senti, Kex in italiano, è una decina d'anni che c'è, forse la vostra è una riedizione? Nostra è un'edizione completamente differente dalla prima. La prima è stata della Compagnia dell'Arancia, questa invece è prodotta dalla Pitarro, e quindi è una versione completamente nuova. Sono stati dati i diritti per fare una versione ambientata, in questo caso per la prima volta, in un contesto diverso rispetto a dove è ambientato Kez, in questo caso a Roma, e quindi è qualcosa di completamente nuovo, e anche l'adattamento in italiano in qualche modo ha seguito questa nuova versione, quindi ci sono riferimenti alla cultura e a degli eventi che sono successi a Roma, si cita proietti, insomma c'è un adattamento che in realtà poi sta funzionando molto, e che parla appunto, che adatta ai giorni nostri Kez. Tra l'altro adesso sto cercando di carpire il tuo accento e mi sembra che Kez sia ambientato nella tua città. Sì, è assolutamente ambientata a Roma. Sei romano tu? Appunto, io sono romano, sì, anche se ho genitori del sud, ma sono romano, nato e cresciuto a Roma, e oggi mi sentite in questa mia dizione con cadenza romana. Fortunatamente in Kez non è importante, quindi faccio tutt'altro. No, infatti. Intanto uno dei nostri ascoltatori ci ha mandato un messaggio che si è informato su Google e ci dice che è proprio uno dei musical di più grande successo di tutti i tempi. Senti, cantare in un musical è diverso che cantare su un palco in un concerto, nel senso che quando vedo i musical, e ne sono completamente attratto, è una delle cose teatrali che mi piace di più, capisco che i cantanti di musical sono cantanti di musical, o comunque in quel momento lì è diverso che quando vedo un concerto. È una roba che io ho nella testa o è proprio così? No, è proprio così, infatti c'è chi non piace, ad esempio c'è mia madre che a cui non ama il musical perché sente qualcosa di strano, in realtà c'è un motivo, l'attore cantando nel musical deve continuare a raccontare una storia e quindi ovviamente il canto è strumento per continuare a raccontare una storia, quindi come dire, gli abbellimenti, altre cose che tu ti puoi permettere in un concerto di musica pop, jazz, in altri contesti, nel musical invece devi attenerti moltissimo allo spartito, a quello che racconta il personaggio. E il personaggio non sa che sta cantando nel musical e quindi non ha idea dell'orchestrazione, non ha idea. Lui continua il suo monologo. Esatto. Non ti ho presentato i miei soci, ci sono Luca Charlie qua con me e Andrea Cassi. Luca, avevo una domanda da farti. Qual è il tuo personaggio all'interno del musical? Allora, io faccio un doppio ruolo, è la prima volta che succede, addirittura nel mondo, ecco, così ce la tiriamo bene. No, io faccio nel primo atto questo personaggio che si chiama Bustopher Jones, che in italiano è Gatto Joe, e nel secondo atto Skimbleshanks, che è il gatto del treno, il gatto ferroviere, che si chiama Scheggia Rossa. Molto bene. Ok, credo solo questo, ma tu nasci come ballerino o cantante o già come artista, diciamo un po' tutto tondo? Come diceva Checco Zalone, io mi canto, mi suono e mi ballo. Allora, io in realtà ho iniziato col pianoforte da piccolo, quindi ho iniziato con gli strumenti musicali, ecco, da musicista. Poi l'adolescenza un po', come dire, mi ha fatto abbandonare lo strumento perché non mandava di studiare, e poi in realtà sono più attore che canta, ecco, se mi dovessi definire. Ah, ok, perfetto. Cassi, tocca a te. Sì, Cassi anch'io. È un giovane attore, allora poi ti chiederò un consiglio da dare, perché il nostro Cassi è un giovane attore. Ma glielo avrei chiesto. Esatto, era un'altra domanda che avevo tu fargli. Ma io ti chiedo anche, com'è affrontare più di uno spettacolo al giorno? Cioè, immagino ti capiti di affrontare due quando spettacoli. Quando fate la pomeridiana e poi e la serale. Anche la serale.
è forte, devastante, un'esperienza intensa. Sì, assolutamente. Infatti riposiamo, nel senso, io ad esempio ieri ho avuto la voce un po' stanca, sentivo che la voce era un po' stanca. Oggi ho passato l'intera giornata fermo, immobile a letto, a fa docce di vapore e a bere camomilla. Quindi sai, acciughe. Non è qui, si dice che facciano bene le acciughe. Qui, le acciughe anche, diciamo, appunto, restano un po' pesanti per chi fa musical. Se vuoi fare prosa, già qualche acciuga sì, ma il musical un po'. Beh, però ai gatti, ai gatti il pesce piace. Senti, questo che cosa mi fa pensare quando fate due spettacoli in un giorno è che l'empatia che devi avere col pubblico, che è già stata nello spettacolo serale, hai già avuto la goduria, l'apoteosi pomeridiana, ricostruirla nella sera è un qualcosa di mentale molto complicato. Sì, e infatti appunto, come ti ho detto prima, è concentrazione e soprattutto anche utilizzare la possibilità di riposarti tra una replica e l'altra, stare in silenzio, prenderti qualche prodotto che ti possa aiutare, zenzero, sprena sali, diciamo, questa è la verità. E quindi sicuramente a volte, ad esempio, la pomeridiana, la prima replica è una replica di rodaggio, perché noi veniamo da quella della sera prima, rodaggio nel senso non per sminuirla, Quindi ad esempio quella serale, la seconda, è invece molto più attiva, stranamente, però dipende dai momenti. Sicuramente la doppia è un lavoro di testa più che di corpo. Allora, esatto, da martedì 5 a sabato 9 dicembre alle ore 20:30, poi domenica 10 dicembre alle ore 16, Cats, dove sarai? Sarai da queste parti, la prossima settimana? Questa settimana sono a Genova, esatto. Poi la prossima settimana siamo a Torino tutta la settimana, da martedì a domenica, per poi andare a Milano, dove starete un mese. Allora, tappa Torino, quindi la prossima settimana. Quale teatro di Torino? Teatro Colosseo. Ci abbiamo visto mille musical. L'ultima volta ci ho visto Air, quindi sempre roba anni 70. È stato un piacere conoscerti, dammi un buon motivo per andare sempre a teatro. Beh, perché il teatro ci permette di raccontare qualcosa che nella vita non succede, ci permette di sognare in un modo che, e soprattutto di entrare in una sala buia e sta tutti insieme, cosa che ormai succede sempre meno. Quindi sì, cercare qualche emozione nuova. È stato un piacere conoscerti, ci vediamo a teatro, ciao Jacopo! Ciao, grazie. Grazie mille, grazie a tutti.